Sgherghianfi, l'allenatore, e poi al pomeriggio vedremo se la situazione potrà cambiare o meno. Intanto concentriamoci sul primo titolo che sta per essere assegnato questo pomeriggio, quello dei 50 Delfino Donne. Parte alta della vasca con Querci, poi Barbieri, Bertelli, Bianchi, Di Pietro, Di Liddo, Gemo, Mazzoni, Biondani e Zonno. Bella da vedere la sfida Bianchi, Di Pietro, Di Liddo in particolare, sebbene Ilaria Bianchi sia soprattutto una centista. Ed ora vediamo la partenza. Non escluderà neanche Elena Gemo da questo terzetto da te menzionato, anche se la Gemo approfitta subito con una partenza disastrosa per complicarsi la vita. Elena Gemo, quarta corsia dal basso, nella parte centrale invece della vasca hanno già preso un piccolo margine Bianchi, Di Pietro e Di Liddo, che si presentano nella parte finale con Silvia Di Pietro in corsia 5, leggermente avvantaggiata, che ingaggia il duello con Ilaria Bianchi, ma è Silvia Di Pietro che chiude in 26-62 contro il 26-89 di Ilaria Bianchi, e poi Elena Gemo che recupera qualcosa per andare a completare il podio.